Gianni Chiodi, presidente della regione e commissario per la ricostruzione, la colonna mobile è arrivata in Emilia. È arrivata ed è partita quando è stata coinvolta, cioè nel senso quando è stato richiesto il nostro supporto. Questo perché c'è un coordinamento della Protezione Civile Nazionale. Siamo lì con 25 mezzi, con 2 mezzi della Croce Rossa, con la possibilità di allestire un campo che ospita 300 persone, con cucine, impianti mobili, insomma tutto quello che è necessario perché abbiamo una certa esperienza e quindi stiamo cercando di dare un aiuto a quelle popolazioni. Ha già parlato con il suo collega Vasco Errani, che messaggi si sente di ridargli? Guardi, il messaggio è questo, è stata una cosa devastante, non c'è un bel dubbio, ha colpito come hanno colpito l'Aquila, certo in misura molto inferiore per quanto riguarda le statistiche, sia dei danni alle cose che ai danni alle vite umane, cioè la perdita di vite umane. Tuttavia resta una cosa molto, molto che prova moltissimo quella comunità e quella popolazione, e quindi il nostro dovere è quello di essere solidali. Di essere solidali, di fare quanto ci viene richiesto per alleviare questi momenti di difficoltà. Mi sembra di rilevare che lì non ci sono le polemiche che ci sono state da noi 2 giorni dopo il terremoto. Anche lì, voglio dire, c'è una parte politica all'opposizione che io ho sentito e che responsabilmente non solleva nessun tipo di questioni, ma anzi contribuisce a dare un'immagine dell'Emilia molto buona. E noi abbiamo fatto per un po' di tempo questo, troppo breve purtroppo, all'Aquila, e adesso abbiamo un'immagine invece. E invece i cantieri sono partiti dopo 3 anni, sono partiti i cantieri nel centro storico privati, cosa che non è accaduta da nessun'altra parte d'Italia, però nessuno lo sa. Qui c'è il culto della lamentazione che ci ha fatto fare una brutta figura, però oggi riprendiamo l'orgoglio perché gli aquilani hanno lavorato bene, hanno fatto i progetti, cioè non è che i cantieri partono dalla sera alla mattina, gli aquilani hanno lavorato molto bene. E a 3 anni, ripeto, io sono andato in centro storico a inaugurare dei cantieri privati. Per quanto riguarda lei non ne parlo perché ormai sono stati esaminate tutte le pratiche, né c'è stato nessun ritardo, se voi solamente pensate che a me i progetti sono stati presentati il 31 agosto dell'anno scorso e per farli presentare il 31 agosto dell'anno scorso rispetto ad essere, beh, c'erano delle richieste di proroga che abbiamo negato. Quindi, insomma, è stato fatto uno straordinario lavoro. E il fatto dell'immagine che c'è in Italia, è un'immagine che alla fine dopo dà la possibilità a Sgarbi di fare quei paragoni tra le popolazioni. E noi, non dobbiamo farci del male da soli.